Oggi sono sceso nel box con l'idea di farmi un bel giro in moto. Lei o lei? Quella era la mia vera domanda iniziale. Ok, scelta la moto, vado a prendere il furgone per caricarla. Apro il furgone. Pieno di roba dal party ride. Il problema è che qui le moto non ci stanno. Vabbè, prenderò il K che è targato e posso andare in strada. Ha le gomme lisce. E io oggi volevo farmi anche un giro in endurello. Però per fortuna per questo video ho una soluzione. Oh, ed eccoci qua ragazzi, la soluzione per oggi, la Tromox MC10. Questa è la prima moto elettrica che provo su strada, ragazzi. Esperienza totalmente unica per me, perché come ben sapete tutte le altre moto elettriche che ho da fuori strada barra la pista non essendo omologate per la strada. Ma lei ha una particolarità che smentisce tantissime persone che al giorno d'oggi sono ancora molto scettiche sull'elettrico. How dare you? Cioè la durata della batteria, o meglio quanti chilometri si possono fare con una ricarica. Dalle recensioni che ho trovato fa 110 chilometri con una ricarica. O meglio, in realtà lei all'interno ha ben due batterie che lavorano in maniera combinata. Possono caricare comodamente da questa porta unica. Prima di farvi vedere come si accende la moto, vi faccio vedere il vano batterie, che si apre da qui sotto e la sella verrà via completamente. Si sgancia anche questa seconda parte della moto. Vedete le due batterie belle gozze che ci permetteranno di fare in teoria questi 110 chilometri. È veramente tanta roba. In più comunque ha un ottimo motore che sprigiona la potenza di 11 kW, 280 Nm di coppia e una velocità massima di 90 km orari. La cosa interessante rispetto ad altre moto elettriche, lei è immatricolata come 125. Penalmente se uno deve farsi Monza Milano, questa è perfetta. Rosso, benzinaio. Ve lo dico subito a inizio video, ragazzi, non è una moto da pista, è una moto stradale. Vi faccio vedere come si accende. Questo è il telecomandino, sentite il rumore? E per chiuderla? Avete un mega display qua. Chiaramente adesso c'è un sole della Madonna, voi dalla camera non vedrete niente, ma vi dice i livelli di carica di entrambe le batterie, velocità, chilometri percorsi, insomma tutte le info classiche. E poi chiaramente la moto è dotata di tutta la pulsantistica classica di ogni moto. Tra l'altro questo, ragazzi, è anche un tasto segreto che ho scoperto e dopo vi faccio vedere. Testiamo veramente la batteria e portiamola all'estremo. Come vedete non ho dietro niente se non la mia telecamera, la targa e il casco. La batteria è carica, testiamo a pieno quindi questa Tromox. Maneggevolissima sta stronzetta. Tong. Relativamente allo squarna che aveva andato ad Albi. È vero, ragione, assomiglia un po'. Sì, sì, è bello, poi lo puoi regolare anche, guarda. Cioè, lo tiri su. È massiccia qui perché hai due batterie. Infatti è 100 km di autonomia. No. Vediamo Sime One. Tira di Cristo. Sì, 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 tirare va. Ha comunque la coppia dell'elettrico, quindi l'elettrico viaggia, cioè. Semi enduro qua. Nel bosco magari la togliamo. Oh! Oh, che rischio! Madonna, però nel prato è anche divertente così, Raga, con la coppia dell'elettrico, col fatto che abbiamo delle gomme che sono tassellate ma leggermente tassellate. Minchia! Potenza! Sì, tranquillissimo, senza neanche accelerare. Questo è il tasto retro? Non ci credo! Sei comodissima sta roba! Incredibile! Guarda, vieni Cessa! Adesso gli metto la retro e gli dico prova a accelerare. Pianto la retro. Tac. Vieni, vieni! È retro, coglione! Bastardo, c'è lo schermino, prova, però senti che figata. Vai, vai, vai. Fai finta di fare il maranza che deve rubare la scendi alla moto. Sto mangiando il mio gelato. Devo fare il maranza. Ma stai scherzando? No, no, aspetta. Vai. Dai, oh, fra, come lo fai? No. Occhio. Vai. Ah, c'è il blocco? Sì, guarda. No, il blocco non ha funzionato. Guarda. Prima di andare però, ragazzi, non lo so se rischiarmi un saltino sul mulcettino con questa motociclettina. Ma la targa l'ho tolta momentaneamente per non romperla. Beh,
Ah, non sembravi lanciata male in aria così, eh? Un po' di paura sì, però vabbè dai. Ok, provo? Vediamo. Oh, oh. Comunque non reagisce male in rampa, eh? Una moto non è che l'han pensata per saltare. Tra l'altro ho rotto il portatarga, ups. La targa l'ho tolta momentaneamente per non romperla. Lascia lì attaccato così, è perfetto, guarda, nuovo. La moto non è che è stata creata per saltare. Il portatarga, chiaramente questo non è anche la targa, cioè è solo il coso dove poi avvitate la targa. È stato divertente? Sì, va dai! 95% di batterie. Andrò da Ivo solo esclusivamente nella modalità sport. Come vi ho detto, c'è una modalità sport e una modalità eco. Sport in teoria arriva fino a 90 all'ora. Adesso testeremo la sua velocità massima. Siamo però a una top speed, mi sa. Full gas. Full gas, siamo a 95 all'ora. Pipipipipi. Anche nelle buche così della strada è molto morbida. Finalmente possiamo provare a fare una curva. Se sta betoniera si toglie, speriamo che... Leggera, non piego perché sono tassellate comunque queste. Sembra bella maneggevole da piegare, diciamo. Siamo da Ivo. È grosso, ma è bello. È un bel bestione, eh. C'è la chiusura. Ok ragazzi, siamo di nuovo in moto. Ivo chiaramente con un mezzaccio totalmente diverso, l'utilizzo delle due moto, raga, non sono paragonabili e non sono state create per lo stesso utilizzo. 60% rimanente di batteria. Ho fatto 35 km, raga, a 90 all'ora, quasi full gas da Monza a qua. L'elettrico ciuccia di Cristo. Più anche ci sono ad aggiungere i 5 km che ho fatto prima di andare al parco, usandola un po' avanti e indietro, dandola ai ragazzi. Però adesso la proviamo come funziona in durello. Wow. Ecco, l'unica cosa, raga, che è da togliergli assolutamente se andate a fare enduro sono i controlli del freno. Che praticamente se voi frenate e accelerate vedete che non succede niente, perché c'è proprio taglia completamente. Vediamo se ce la fa. Tranquillo. Tang. Forse l'unica cosa, dovrei sgonfiargli le gomme, raga, perché sono 3 bar. Punto perfetto per provare a fargli un bel burnout, occhio. Siamo queste due curve qua un po' in pieno, che è figo. Yeah, dai, Chichello! Oh, su queste curve è peso. Oh, che sasso gigante, non ci abbiamo sugli stivali. Oh, i batuffoli. Oh, porca puttana. Figa. Da così il terreno, raga, da confidenza che dice, beh, secco. Ma in realtà è bastardissimo. Non cerchiamo scuse, sono un coglione. Sì, comunque, cazzo, non è male anche nel bosco alla fine. Tra l'altro davanti un bellissimo faro a LED gigante che fa un botto di luce. Oh, la pozza! Attenzione, radici bastarde infami. Buona. Qui scivolino, queste gommettine. Però dai, si comporta anche abbastanza bene in realtà, Già qua è bella rotta, Ah, tra l'altro, ragazzi, se volete capire bene o male come va, l'altro giorno ho fatto una sfida con un 125 quattro tempi di Ricky. Vi lascio a quelle clip lì. Ragazzi, Tromox versus 125. Moto è? Dimmi te. Moto dei Tremoni. No. Ho capito se è un Avento o un HM. Dai, 125. Quattro tempi. Ragazzi, questo è un vero 125 quattro tempi, motore termico versus elettrico. Lui ruota liscia, io tassellata. 6 marce contro nessuna marcia. Faccio un sound check. Ti do a te il vantaggio, siccome non hai un elettrico, di dare il via. Video solo a scopo dimostrativo. Non è una gara in strada, è solo scopo dimostrativo per vedere che moto va di più. 3, 2, 1. Vado, 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 vado.
Non c'è paragone, ragazzi, non c'è paragone. E va a vincere, è facile, va a vincere. Ragazzi, allora la Tromox ha battuto la KM 125 quattro tempi. Test era solo per farvi capire bene o male quanto va la moto. Non aveva senso compararla con una grata di moto o con un tipo di moto che va nettamente di più. Questo è il paragone ideale, perché va di più di quella moto lì, ma è paragonabile a un 125 quattro tempi, col vantaggio però che avete molta più accelerazione e, come vi ho spiegato in tutto il video, molto più comoda, facile da usare, e vediamo se riusciamo a finire i 100 km. Allora ragazzi, giro fatto, adesso io me ne devo tornare a casa e c'ho altri comunque 35 passa chilometri. In realtà sono al 45% di batteria e Ivo mi ha fatto notare che questa di fianco è l'autonomia che manca. Qui c'è scritto adesso 36 km, totale ne ho fatti 50. 50 più 36 farebbe solo 86 km. Quindi ho detto, ma scusa, se dicono 100, esatto, e rischio di non arrivare a casa. Eco, diventano 54. L'abbiamo scoperto solo a fine giornata. La magia, l'illusionismo, la prestidiri, giri, miri, zirizzazione. Effettivamente mi sembrava strano, dicevo, cazzo, ma comunque farsi 100 km a 95 all'ora ciuccia veramente tanto. Quindi ragazzi, ricordatevi, sono 110 km di autonomia, ma in eco a 60 all'ora, diciamo. A 100 all'ora, di così in autostrada, diminuiscono notevolmente. È stato un piacere. È stato un piacere. Ok, raga, me la cillo fino a casa praticamente. Teoricamente dovrei riuscire ad arrivare a casa anche in sport. Siccome non ho voglia di rimanere a piedi in giro, andrò a casa in eco, tranquillissimo. Dico, raga, ho un po' di timore di non riuscire ad arrivare a casa, eh? Perché comunque di solito nelle moto elettriche il secondo pezzo di batteria dura di meno del primo. Ho solo 45 km di autonomia. Ciao. Fortuna, raga, che è veramente comoda sta sella. È su veramente come su un divano praticamente. Siamo partiti, siamo tornati. Cioè, con un'altra moto elettrica non l'avrei mai fatta sta impresa. Mi sono fidato dei dati che mi ha detto Tromox. Siamo arrivati, raga. Qui mi dà ancora, ho il 10% preciso di entrambe le batterie, e ne ho fatti, a tornare a casa della Ivo, altri 30, che si aggiungono ai 55-57 km che ho fatto già in totale. Quindi se aggiungiamo i 12 km di autonomia che mancano, per la matematica non ci inganna, 87 più 12, 99 km, ragazzi. La sfida era farne 100. Forse se avessi letto bene il manuale di istruzioni, effettivamente non dovevo fare in sport magari tutto il tragitto da qui a casa di Ivo. Per concludere questo video, ragazzi, direi che per quello che è stata creata, direi che funziona perfettamente. Se uno vuole una moto per spostarsi in città, dopo lavoro magari farsi qualche scampagnata così, la moto è veramente perfetta. Poi chiaramente alcune modifiche, tipo sto portatarga lunghissimo, è una delle prime modifiche che io farei. Però anche il design è abbastanza futuristico e accattivante. Se volete andare a sbirciare un po' tutto i modelli che fanno e i prezzi di questa Tromox MC10, vi lascio il link in descrizione. E comunque c'è poco da fare, ragazzi, purtroppo i motori termici, la vita è sempre più breve, quindi ci sono brand come Tromox che si stanno dando da fare per rispettare le nuove normative. E anche se ci sono tante persone a cui l'elettrico ancora non va giù, per adesso è una delle poche soluzioni se vogliamo continuare ad andare in moto, soprattutto in grosse città come Milano.